Ignazio fa, intanto parte dal concetto che la raccolta differenziata deve essere del 60% da domani mattina, perché già c'è proprio una fusione, siamo al 12, siamo al 15, no? Poi dice, quindi l'indifferenziato va al 60, il differenziato, e anche lì non spiega cosa ci si fa, cioè se io produco, se io ho a Roma sono circa 1 milione di tonnellate l'anno, sono circa 1,7 milioni, sì, sono circa. No, facciamo 60%, sono 600.000, 6 per 7, sono circa 900.000 tonnellate. Ecco, fai conto che il 60% di raccolta differenziata tra umido e secco non c'è nessuno che la possa raccogliere dopo, quindi cosa ci fanno con questa roba? Allora, prendere questo materiale e mandarlo poi al CONAI senza guadagnarci, tu capisci bene, io dico, devo spendere 200. Per incassarne 70 c'è qualcosa che non funziona, no? Cioè, ti torna a te. Dal punto di vista economico, no. Scusa, quando invece si può non spendere questi soldi? Cioè, se c'è l'azienda che me lo prende come materia prima, io concordo il prezzo, anzi, gli dico vattene a prendere te. Perché devo? Problema, diciamo, della regione Lazio, di Roma, di tutto, cioè bisogna generare un nuovo tipo architettonico che non c'è, cioè nel senso. Quale poteva essere, che ne so, il teatro? Bisogna cominciare a creare proprio dei centri ecologici presenti nei vari municipi e che in un qualche modo rieducano la popolazione, i cittadini, via dicendo, Certo. perché non si fanno sti micro o grandi o piccoli sparsi per il territorio dove praticamente arrivano Ma per esempio vengono l'idea che io prodotti. ebbi e che gli proposi allora al Comune di Roma era, per quanto riguarda l'umido, di fare non uno, ma 5, 6, 7 impianti di biogas, no? Tu immagina, no? Che la raccolta del rifiuto urbano umido da 100 celle deve andare a Malagrotta. Ma se io a Centocelle, a Torrino, a Vigna Clara, faccio questi piccoli impianti di biogas, questi piccoli impianti di biogas, intanto non trasporto questo rifiuto per tutta Roma. L'impianto di biogas è un impianto a impatto ambientale zero, perché, è una digestione sottovuoto, quindi non ci sono emissioni, e c'è un motore che brucia un gas dopo che è stato lavato, come tutti i motori, quindi non c'è né diossina, né c'è l'emissione però vabbè di CO2 e di ossido di carbonio, ma questo diciamo tutte quante le macchine, il traffico automobilistico ce l'hanno, quindi non c'è nella produzione di questo tipo di impianti un inquinamento diciamo dovuto di materiali pericolosi, però mi ritrovo che a Roma per esempio su 500.000 o 550 tonnellate di umido da trattare, mi ritrovo che ne elimino 350.000, quindi il problema mio è l'impianto di biogas si automantiene economicamente. Quindi cosa faccio io? Raccolgo quest'umido, non lo trasporto per tutta quanta Roma, lo tratto in questi 6, 7, 8 impianti, quelli che sono quelli che devono essere fatti adesso, diciamo, secondo un certo tipo di progettazione, e mi ritrovo poi a dover smaltire soltanto il 30% di quello che ho trattato. Non solo, ma il liquido, il fango che rimane all'interno del digestore anaerobico, invece è un ottimo fertilizzante, perché a differenza del fertilizzante prodotto dal compost, che nessuno vuole, che nessuno compra, nel piano della Regione Lazio si spende 80 euro per tonnellata per fare il compost, ma con un incasso zero. Ora, io trovo che sia inconcludente dire spendiamo 80 euro a tonnellata per fare il compost e poi non lo vendiamo. Beh, insomma, è qualcosa che non funziona, no? Io posso spendere 70 euro, 80 euro per fare impianto di biogas, ma con energia elettrica mi copro i costi di questa produzione. Non solo, ma il fango invece prodotto negli impianti di biogas, una volta analizzato, è un ottimo fertilizzante ed è vendibilissimo perché, a differenza del compost, contiene dei prodotti di azoto che sono rilasciati nel terreno lentamente, cioè tu metti il fertilizzante sul terreno, alla prima pioggia va via tutto e non ci rimane niente. Se invece tu metti questo tipo di fango ha un azoto che viene rilasciato lentamente, cioè non va via subito, ma lavora nel terreno per molto tempo, quindi è un prodotto altamente, diciamo, riciclabile e qualificato. Quindi vedi, abbiamo già ridotto
da 500-550.000 a 150.000 invece di questa pasta che rimane, che poi a seconda, diciamo, delle volontà della regione può essere mandata in una discarica o può essere mandata in incenerimento, ma questo, diciamo, riguarda, quindi abbiamo ridotto del 70%. La stessa cosa con il secco. Se io, quando raccolgo il secco, seleziono questo secco e ho le industrie che mi recuperano il secco per poterlo lavorare, quindi per produrre, quindi considerarlo questo, mi rimane pochissimo, diciamo, da questa lavorazione. Questo, diciamo, è un tipo di procedimento. L'altro tipo di possibilità invece è che, per esempio, l'indifferenziato, il differenziato secco, quello va a recupera, ma l'indifferenziato, che a Roma si parla sempre di 700-800.000 tonnellate, una volta che da questo è stato separato l'umido, questo secco, in effetti, se questa raccolta dovesse andare avanti in questo modo, deve subire certi trattamenti di stabilizzazione. Dopodiché, che cosa succede? La Regione Lazio propone di fare del CDR, perché deve andare al gasificatore. Se invece questo rifiuto, così com'è, il CDR costa 120-130 euro a tonnellata, ricordiamoci questi numeri. Se invece io questo secco lo prendo e lo mando a un impianto di incenerimento, ecco fatto che questo costo mi si dimezza, anzi diventa molto più piccolo perché recupera energia. Oppure questo secco può essere trattato da quello che è proposto da quegli impianti, adesso non mi ricordo, che mi sembra che hanno fatto a Latina, quello può essere portato a selezione e tutto recuperato. Ma questo, diciamo, che è un procedimento che si possono seguire diverse vie. L'importante è vederne quello che è l'impatto economico sul cittadino che deve pagare e l'impatto ambientale invece sull'ambiente che uno vuole conservare. Queste qui, d'altro canto, sono delle scelte. L'Inghilterra, per esempio, non vuole fare inceneritori, si è organizzata per non farli, ma non certo che butta la roba in discarica come facciamo noi, voglio dire, ci sono delle politiche ambientali che sono dettate dagli stati, però nella nostra legislazione, nella nostra legge, ci sono indicate chiaramente come vanno fatte o la strada A o la strada B o la strada C. Non ci sono strade intermedie che si possono seguire, perché la legge dice che si possono seguire delle strade, e sono tutte quelle che sono queste le scelte che vanno fatte. Quindi immaginiamo la Regione Lazio che dice: spendiamo 130 euro a tonnellata, spendiamo 90 euro per andare all'inceneritore, fa 210 euro a tonnellata, quando la discarica ne chiede 80. Allora mi domando, ma al cittadino gli abbiamo spiegato che per fare questo procedimento dovrà pagare il doppio di tariffa dei rifiuti? È contento? Sempre, non so se sto spiegando il concetto, cioè abbiamo da una parte la Regione Lazio che dice la discarica costa 80,85 euro, dall'altra invece che l'indifferenziato secco per produrre CDR con gli scarti per mandarlo al gasificatore tipo Malagrotto o Albano ne vuole 200. C'è qualche cosa che non funziona, no? Anche gli impatti ambientali sono diversi. Se la discarica è fatta bene, voglio dire, l'impatto ambientale della discarica, se è fatta bene, è minimale, insomma, rispetto a quello che è un impianto di incenerimento, no? Immaginate i trasporti e tutte quante, diciamo, le implicazioni che ci sono in questo tipo di trattamento, no?